Elena Damario travolta dagli insulti sul fisico. Perché l'hanno criticata e la replica. Elena Damario ha rilasciato un'intervista al settimanale Grazia, in cui ha raccontato di essere stata. Dopodiché, alcuni anni fa, ha fatto il suo ritorno ad Amici, come ballerina professionista e coreografa, diventando una delle danzatrici più amate del programma. Tuttavia, la Damario ha confessato di essere spesso vittima di attacchi da parte degli haters. Sorprendentemente, ciò che viene preso maggiormente di mira è il suo fisico. Mi scrivono sui social che faccio schifo, che ho troppi muscoli o che sono troppo magra. Ora, sono in armonia con il mio corpo, anche da questo punto di vista, ma non fa piacere leggere certe cose. Fino a qualche anno fa mi avrebbero distrutta. Elena Damario e l'odio social. Bellissima e con un corpo mozzafiato, anche Elena non è riuscita a sfuggire all'odio dirompente dei social. Fortunatamente, la ballerina riesce ad farsi scivolare di dosso i commenti dei detrattori. Ma, come ha giustamente sottolineato, l'abruzzese ha ormai 32 anni e tanti anni di lavoro alle spalle. D'altro canto, invece, leggere certi insulti quando si è più giovani e indifesi, può arrivare veramente a distruggere una persona. Ultimamente, Elena è stata al centro del gossip per la sua presunta storia con l'attore di Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo. Anche a causa di questa supposta frequentazione, la coreografa è stata attaccata sui social. I fan dell'attore e della serie sono molto accaniti e sembrerebbero non gradire particolarmente questa storia d'amore. Dopo essere stata inondata di commenti decisamente poco carini, la Damario si è vista costretta a bloccare alcuni di questi utenti, che si sono poi riversati su Twitter per sfogare tutta la loro frustrazione. La ballerina, inoltre, non viene da un periodo facile. A quanto pare, ha messo a dura prova il suo corpo negli ultimi mesi. Ha, infatti, continuato a lavorare duramente nonostante provasse un fortissimo dolore al ginocchio. Tutto ciò, però, le ha causato un grave infortunio ed è arrivata a spaccarsi il ginocchio. Abituata a non fermarsi mai, è stata quindi costretta a prendersi una pausa. E in quel momento ho sentito il mio corpo fermarsi.
Quell'infortunio l'ho superato con un'operazione negli Stati Uniti. Ma quello è stato un punto di svolta. E, recuperando, ho acquisito una consapevolezza nuova. Io non sono una supereroina. Sembra un'ovvietà, ma amare il proprio corpo significa anche accoglierne limiti e tempi. Capirlo è una conquista.